La sfida di una grande area metropolitana è quella di mettere insieme il trasporto pubblico più tradizionale, il ferro, con lo sharing, che è la grande innovazione di questi anni, che grazie al lavoro di questi 5 anni ha portato Milano ad essere un'eccellenza sul car sharing e sul bike sharing. Ecco, la logica è proprio questa, cioè mettere insieme tanti modi di muoversi per riuscire a raccogliere la domanda di mobilità non solo magari dei cittadini della città o più vicini al centro. Oggi a Milano i milanesi per il 54% scelgono il mezzo pubblico, ma raccoglie la domanda di mobilità che è attorno, che è nell'area metropolitana, e questa la si raccoglie perché qui purtroppo la debolezza dello strumento, ancora molti che usano l'auto privata, ecco, questa domanda la si raccoglie non col metodo tradizionale del dire arrivi fino alle porte di Milano, parcheggi nel parcheggio interscambio e poi usi il mezzo pubblico. No, cercando di andare a prendere con modalità diverse di trasporto la domanda di mobilità più vicina a casa di chi viene da più lontano e viene a Milano. Quindi integrando il primo miglio con l'ultimo miglio, usando il trasporto pubblico locale, lo sharing, la bici, si può veramente mettere. Questo può essere anche occasione di un lavoro di buona integrazione tra pubblico e privato, cioè imprese che in questi anni sono state capaci di investire nello sharing, oggi dimostrano che è possibile. L'altra sfida è l'integrazione tariffaria, o meglio, lavorare perché con i sistemi delle app, eccetera, ogni cittadino possa costruirsi il proprio percorso mettendo insieme i diversi soggetti, e anche qui penso ci sia lo sviluppo, perché poi vuol dire gestione di dati, gestione di informazioni, lo sviluppo di un altro segmento privato che può investire in questo aiutando a crescere una comunità.